Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game. Bentornati nel mondo del Monopoli. L'ultima volta, che poi è stata la prima puntata, è andata malissimo. Allora, queste sono tutte bloccate. Vediamo cosa succede con la partita rapida, classica. Ah, si può anche cambiare l'Italia, l'ambizione e il senso dell'avventura. Scusate, torniamo un attimo indietro. Classica, classica, Italia. Allora, il pacchetto esploratore fa caso tuo. Con 1148 proprietà da acquistare in 41 tabelloni internazionali rappresenta la nostra maggiore raccolta individuale. Attraverso i continenti con questo pacchetto di 41 tabelloni ispirati alle città di tutto il mondo. Dall'Italia all'India e da Hong Kong all'Ungheria, la nostra maggiore raccolta individuale vanta un prezzo d'occasione. Magari ci penserò in un futuro episodio. Andiamo di qua. Sto registrando, sì. Ok. Rapida. Quindi dovrebbe essere una partita a tempo. Sempre classica, come l'altra volta. Però non so se avete fatto caso, ma ho sbloccato imprevisti e probabilità. Allora, io cambio, uso il gatto oggi, segna, seleziona, e cambiamo l'avversario con il cane. Lascio modalità facile, per ora, e vediamo cosa succede. Speriamo di vincere almeno una partita. Io continuo con la mia, solita strategia. A L. Magari sto un po' più attento questa volta a come spendo i soldi. Che l'altra volta sono stato poco attento. Vince cane. Ok, comincerà cane. Ha fatto 10, finisce nel transito. O no? Corso Ateneo. Cane sta pensando di comprare questa proprietà. Perché è finito lì? Scusate, quante sono le caselle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E compra anche la stazione ovest. 7. Largo Colombo. Compra anche questo. Quindi non è una partita a tempo, ma più veloce perché ci sono queste caselle che fanno scorrere più velocemente. Boh. Vabbè. 5. In teoria dovrei finire nella stazione sud, ma non è così. No, lo mando all'asta, costerebbe 100. Vai. Arriviamo a 60, 80. Non li spendo, quindi li faccio spendere a lui e scende a 830. Venduto a cane. E si sta acquistando tutte quanto qua. Fine turno. 11, non so dove finirà, quindi. Compra anche Viale dei Giardini, che nella precedente puntata non è... Ah, non lo compra. Glielo faccio pagare a metà prezzo. Ok. Vado avanti. 1, 2, 3. E faccio l'acquisto. 160. Ok. Piazza Università. Fine turno. E fai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendi anche 200. Stazione Sud. Il cane sta pensando di comprare anche questo. Ah, che vita da cane. Va avanti. 10. Non so dove finisco. Ah, oh, faccio l'acquisto adesso. Viale Costantino mi interessa. Fine turno. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Mi paga. La cosa mi piace. È il mio turno. E faccio 6.
Allora, metto Corso Impero all'asta. Vediamo che succede. Dai, mi metto a rischio. Lo compra, se lo aggiudica cane, pagando altri 180. Ah, qua c'è il Cluedo. Turno di cane. E fa 4. Ma no, dov'è qua? Ok. E compri Piazza Dante? Lascia a me Piazza Dante. No, niente. Qua. È il vostro turno. Dove sono qua, qua. 12, ho fatto doppio, quindi dovrò rilanciare. Prendo 200, perfetto. Sono in transito. Lancio ancora. Un altro doppio. Ed è Piazza Università, cosa mia. Un altro lancio, 6. E allora compro via Marco Polo. Fine turno. Fai un bel 2. No, 6. Beh, comunque paghi me. Cane mi paga 22. Pochi, ma buoni. Dove finisco io? Con un 5. Compro Viale Traiano adesso io. Vai in Piazza Giulio Cesare, così metti all'asta. No, niente. Via Roma va all'asta per forza, non puoi pensare di comprarla. Vediamo se come l'altra. 180 li ho fatto pagare. Con 60M non sei messo bene, caro cane. 61 ti restano. 3. E io finisco in prigione. Allora, l'altra volta sono finito in prigione un paio di volte, 2-3 volte di seguito, e forse lì è stato un problema perché ho pagato 100 o 150 euro per uscire. Però la prigione può essere una via di salvezza. Sono in numero doppio. Fatto 10, esco gratis di prigione. E purtroppo... Ah, no, nessun doppio. Ogni volta mi imbroglia. Come, ho pagato 50? Avete pagato 16 a cane. Ah, un solo turno si restava in prigione in questa versione. Ma... 10. Lo metti all'asta, per favore? No, lo compri. Che vuoi la serie arancione. 4. Mi tocca pagare adesso. 20 a cane. 20 monete da cane. A cane. 1, 2, 3. Parcheggio. In alcune versioni del Monopoli parcheggio permette di guadagnare. 7. Finisco in prigione di nuovo. No, via Roma. E sono costretto a pagare 26 a cane. Sto pagando troppo a cane. Devi metterlo per forza all'asta. E quindi io dovrei riuscire ad aggiudicarmi questa sezione, visto che supererò la cifra che tu puoi permetterti. 160. Il costo di una casa 150. Una volta che avrò passato il via, mi conviene costruire. Ok. Vediamo un po'. 562. La metà. Allora, 2 nel 5, 2 volte. 281. Vediamo. 281, quindi ne metto solo una. Qua. Se inizia a scarseggiarvi denaro, potete vendere case. Così facendo riceverete la metà di quello che avete pagato. Siamo ancora in fase tutorial, se avete notato. Io sono a posto, così. Ok. Lancio? 4. Ahia, mi tocca pagarli. 35.
fine turno. 8. È il mio turno. E faccio 6. Anche schifo. Ma quella è un'altra questione, forse. Ok. Ah, la metti all'asta. Io di più non spendo. Non sono disposto. Ti faccio spendere questi 50. E visto che sono appena arrivato qua, aggiungo una casa qua, ok? E spero che tu ci finisca il prima possibile. Faccio 10. E finisco qui, mi tocca pagare. Cane tira di nuovo i dati perché ho ottenuto un numero doppio. Ah, lui ha fatto 10. Com'è questo? Largo Colombo. Tocca a me. 4. Ah, via Accademia. E faccio l'acquisto. Costa 140. Dai. Fine turno. Magari tu facessi adesso un 3 o un 5. E invece no, fai di più. Finisci nella tua proprietà di via Roma. E... azzardo è stato acquistare, ma via Marco Polo è cosa mia. Cane, dove vai? 7. E ti trovi con 200 M in più e fai l'acquisto di 60 per acquistare il vicolo corto. Hai capito. È il mio turno. 8. Dove finisco? In prigione. E vai. 6. Mi vieni a trovare? Ciao, ciao, ciao cane. È il mio turno. Con un doppio uscirei gratis. Ma che, mi tocca pagare 50 adesso. Io speravo di restarci per 3 turni. E invece mi tocca anche pagare 50 cane. La prigione in questa versione del Monopoli non mi piace. Un solo turno è poco. Perché un Monopoli è un po' più veloce. 180, adesso compri Corso Raffaele e hai tutti e 3 i colori. Quindi inizi a costruire anche le case. 12. Dove finisco adesso? A casa mia. Benissimo. Non posso costruire niente perché costerebbero 150. Faccio doppio. Quindi ho fatto doppio 6. Dove finisco ora? A pagare altri 35. Oh, ma sto solo pagando. Tu finisci nelle mie nei terreni qua, nelle mie proprietà e pagami. No, costa 200. Compri o metti all'asta? Compri, giusto? Ma sì, dai. E adesso di qua faccio 7. No, non so quanto ho fatto. Prendo 200, ok. Ho pagato 6 a cane. Ok. 8. Cosa fai? Prendi anche il Largo Augusto? Ah, lo metti all'asta. Te lo faccio comprare. Te lo sei aggiudicato e resti con 39. Tiè. È vero che adesso arrivi al via, tanto è tutta zona tua questa. Cane tira di nuovo i dati perché ho ottenuto un numero doppio e fa 6. E ti prendi 200. 60. Costa vicolo stretto. Ok, è il mio turno. E io sono qui. Fatto 10, mi tocca pagare. Ok, sai che faccio? Aggiungo una casetta con la speranza che tu adesso ci finisca. 8. È il mio turno. 3. Non lo posso comprare, ma solo mandare all'asta.
120, 140. Non posso fare altro. E obbligarti quindi a spendere questi soldi. Cane, sei sceso a 71, ho visto bene. Quant'era? A 71, sì. Non ricordavo più quanto doveva pagare. Hai fatto 7. Cerca di finire in qualcosa di mio, perfetto. Hai pagato altri 18. Ma poi mi offri anche 53 per avere via Marco Polo. E mi offri corso Ateneo. Cioè mi paghi anche 53. Accetto. Scambio riuscito. Ho tutta la serie di qua. Anche tu hai questa. È il mio turno. Un attimo, quanto costa una casa? 100. Quasi quasi. Ne aggiungo intanto una. Non si sa mai. Ok. E come si... Ecco qua. Lancia i dati. E ricevi 52. Essenziali, perché adesso devi tentare di superare le mie case, le mie proprietà. Ma potresti anche... No, le superi senza problemi. Finisci dalle tue parti, vero? E Largo Augusto. Un bel 9. E cosa tua questa? 200. Allora, metto la stazione del sud... Ah, ho dovuto pagare tua. Uffa. Vai. 9. Compri una casa? 2 case potresti comprare. No. Perfetto. Lancio e faccio 7. È proprietà mia, quindi nessun problema. Fai un bel 3. 5. E comunque mi devi pagare il doppio del suo valore, quindi 10. Cioè 20 mi hai pagato, giusto? Sì. Vado avanti. Ok. Per ora non aggiungo case qua. Sì, 110. Perfetto. Ma allora... Aggiungo una casa qua, sperando che al prossimo giro tu finisca in una delle due. 6. Ti pago, sì, il doppio, quindi affitto con serie di colori 52. Vabbè, ti ho pagato il doppio. Vieni avanti, fai un bel... sì. La metti all'asta per forza, perché stai pensando di comprare, ma che va per forza all'asta questa. Ti tocca comprarla e restare con 105, 149. Ok. Allora, adesso aggiungo una casa qua. Ok, fatto, a posto. Vai. E vai! Che bella cosa! È il mio turno. E a questo punto, costa 150, mettine una qua. Non si sa mai. 8, vai. Fine turno. E qui il Largo Colombo è casa tua, dove rischio adesso io di finirci. Ho fatto 6. E anche la zona arancione, sì, giusto. Pago il doppio, 28.
8, faccio ancora una volta doppio, è tutta cosa mia qui, quindi terzo lancio, se è doppio finisco in primi, no, mi tocca pagare il doppio, corso impero 52, che spese da cane, ma se tu facessi 6, finisci in prigione, cane va in prigione, via, di corsa, è il mio turno e ho pochissimo a disposizione, prendo 200, benissimo, 281, ho pagato anche 6, e adesso tu per uscire, cane, prova a lanciare il doppio, a fare il doppio, se no hai pagato 50, tiè, in stazione ovest è cosa tua. Mi hai saltato le case, uffa. Faccio 3. E vado in transito. 9, dove finisci? Ti tocca pagare una cinquantina. No, 110 addirittura. Oh oh. Vai. Ho pagato 28 a cane. 5. Adesso io faccio una cosa. Aggiungo una casa qua. Non si sa mai. Hai fatto 10. Ah no, faccio io 10 e finisco qui, costerebbe 150, la metto all'asta, vediamo se si riesce, non aggiungo altro e ti lascio con 163 monete del Monopoli. Hai anche l'altra proprietà, società elettrica? No. È andata bene. 8 hai fatto. Vicolo stretto, giusto? Sì. Prendi 200, fai l'acquisto? Ah no, era già cosa tua. Però non stai costruendo case, eh? Intanto paghi me. Peccato che sia finito in Piazza Università e non in Via Accademia. Vabbè. Ora che sei lì, io aggiungo una casa qui e spero che tu finisca da quelle parti dopo. Tra poco. Ma allora ne aggiungo una anche qua. Vai. Ma dai. La società elettrica che non acquisto, metto all'asta e vediamo se riesco a farti comprare anche questa. E così finisci a 221 monete. bisogna farsi furbi in questo Monopoli. Ok. Vai avanti. La casa che ho appena costruito, 109. Ah, deve accumulare soldi, sta mettendo e vai. Io ne approfitto per fare due acquisti, una casa qui e una casa qui, vado avanti. Posso ancora spendere, ma non spendo niente perché finisco nel parcheggio. A questo punto il mio avversario deve tentare di uscire con il doppio. No, decide di pagare. E ha messo... con un 7 mi salta queste case. Uff. E a rischio bancarotta il mio avversario in questa partita rapida. Sto saltando tutto. Ma adesso riceve un po' di soldi da me. 56 a cane, tocca pagare. Vabbè, ti do questi 56. Con 107 non so cos'altro puoi fare.
tieni presente che io adesso ho aggiunto una casa. Vai. 5. Dove finisci? Largo Colombo. Ti senti a casa? 7. Dove finisco? In un posticino molto bello, in Corso Ateneo. Fai 2, 3 o 5. Questa potrebbe essere la bancarotta di cane. Deve raccimolare 753. C'è riuscito. Ci sta riuscendo. Cos'altro metti? Giri. Ipoteca gran parte delle tue proprietà. Vai. Ok. Pagami. È il mio turno. Io adesso faccio così. 1, 2. 1, 2. Non mi piace tenere i soldi. Faccio un po' di spese. Vai. Ho anche un hotel adesso. Tanto non sono più a rischio. Mentre il mio avversario, la prossima volta che dovrà pagarmi qualcosa, mi sa che sarà costretto ad andare in bancarotta. E faccio notare che io alla fine ho solo 6 proprietà. Il mio avversario ha comprato di tutto. Dai, potevo permettermi questa spesa di 70.000 monetine. Gli servivano 200, eh? Perché doveva girare le ipoteche. E se io faccio così? E anche così? E mo adesso? Ti voglio vedere, eh? E con quello che ho appena preso per essere passato dal via. Faccio così, faccio così. Hai saltato le mie proprietà. Ti è andata bene questo giro. Vabbè, adesso ti pago qualcosa. Poche monete. 28. Fine tu. Ma tu adesso dove finisci? Ancora una volta sei finito in Largo Colombo. È il mio turno. E faccio 4. Ti pago qualcosa. 36, va bene. Faccio ancora un lancio e faccio 12. Dove finisco qui? Mi tocca pagarti quanto è? 52? 70, Non mi ricordavo. Faccio un altro lancio di dadi. Ora, apparentemente tu hai più soldi di me. Ma guarda un po' cosa succede adesso. E visto che ci sono, un altro hotel. Bene. Nella versione originale erano 4 le case prima di arrivare all'hotel. Qui hanno semplificato. Infatti, 1, 2, 3, 4 è già l'hotel. Quindi si è saltato a questa sezione qua. Allora, lancio i dadi e faccio 5. Ok, ti pago. E aggiungo un hotel anche qui. Al prossimo giro, forse, adesso non appena sarà possibile, aggiungerò l'ultimo hotel. Sette. Finisco nelle mie proprietà, Viale Costantino. Vai avanti. Hai fatto 8. Ora io rischio di spendere troppo, quindi di dover vendere un hotel in base a dove finisco in questo nel prossimo turno, perché mi dimezzo quello che ho. 5. No, quanto ho? L'ultimo hotel, dai, vai.
Caro avversario, cosa mi combini adesso? Bancarotta? 914? Ne hai. Puoi ipotecare per arrivare ai 914 che ti servono. Ah, sì, però stai ipotecando quasi tutto. Cosa ipotechi? Anche quella sezione, la rossa, la zona rossa. Poi? Basta. Hai racimolato quasi tutto quello che ti serve. È il mio turno. Ho investito bene, secondo me, in questa partita. Doppio, primo doppio. E finisco qui, Viale Vesuvio. A me non interessa. La metto all'asta, con 10. Lo pago solo 10. Ed è mio. Quattro. Che fai? Faccio io, ok. Adesso l'avversario cosa fa? Un bel 10. Inizia a respirare perché ha 200. Sì, ma aspetta che devi arrivare dalle mie parti adesso. E sei in bancarotta, secondo me. Dove trovi questi 550? Ancora in questo giro riesci ad accumulare, a racimolare. Perché accumula. Però adesso hai ipotecato tutte le tue proprietà. Tranne una. Visto. Giusto? Ne ha solo una. Ne ha solo una non ipotecata, quindi... Vai. 2039 a 12. C'è una partita completamente diversa, stiamo giocando io e lui. Bel 3. Dove finisci adesso, cane? 6. Guarda che adesso se finisci dove stanno cose mie, se fai 2 o 4... 200... Ok. 9. Non puoi permettertelo. Va all'asta. E io con 20 me lo aggiudico. Ci ho comprato le ultime due proprietà con un totale di 30. 10 più 20, 30. Faccio 3. Ho quindi una proprietà nuova, oltre a Viale Vesuvio. 4. Respiri leggermente con questi 200 che ho usato per togliere dall'ipoteca qualcosa. 7. Tanto comunque io finisco, non pago più niente. 3. 1, 2, 3. E il mio turno, un bel 10. Cane, devi superare i miei hotel adesso, se vuoi sopravvivere. 1, 2, oia, oia, oia. 600. Il patrimonio del cane sarà venduto tutto il denaro. Ho stravinto, l'ho stracciato. Ok, questa partita è stata completamente diversa rispetto al primo episodio. Ho vinto! Allora, 930-0, case e alberghi valgono 1500-0, denaro 2299 totale 4729-0. Sapevo che il gatto era il giocatore vincente. Ti stai divertendo con il Monopoli? Sì, siamo contenti che ti piaccia il Monopoli. Valuta il nostro gioco, forse più tardi. Allora, facciamo finire qui l'episodio che è finito alla grande. Ciao a tutti.